ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video in collaborazione con Irex ai Fornelli, è un canale di cucina. Abbiamo deciso di cambiare, di scambiarci i ruoli per un giorno, quindi io oggi farò una ricetta e lei si truccherà, quindi sarà Irex, passione e make up di Irex, e io sarò Cinzia ai Fornelli. Beh, a me questa idea veramente piace tantissimo. Ragazze, se non siete ancora iscritte al canale di Irex, Irene, vi invito ad andare ad iscrivervi al suo canale. Vi lascio qui sopra l'immaginetta del suo canale, giù sotto nell'info box vi lascio il link per andare a trovarla. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale perché è veramente un canale molto bello. Fa un sacco di cose buonissime, fra le altre cose. Io che ho il diabete non dovrei neanche guardarlo, però una delle ricette che mi è piaciuta di Irex, una delle ultime che mi è piaciuta, è stato il tiramisù alla fragola e il cocco. Mannaggia Irex, quindi vi invito ad andare ad iscrivervi al suo canale, a vedere lei e le sue ricette. E niente ragazze, per il momento vi lascio alla mia ricetta. Non sarò sicuramente all'altezza di Irex, però mi impegno, dai. Quindi ragazze, se non siete ancora iscritte al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video. Vi invito a condividere questo video sui vostri social e a venire a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Vi lascio giù sotto nell'info box tutti i link. Vi mando un bacio e vi lascio alla realizzazione della ricetta. Spero che vi piaccia. Ciao! Ecco ragazze, questi sono gli ingredienti che andrò ad utilizzare per fare la mia ricetta di oggi, che sarà pasta e patate. Quindi andiamo subito a andare a sbucciare o a spelare le patate e poi andiamo avanti con la ricetta. Allora, adesso sono andata a tagliare le patate a quadrettini. Ho messo l'olio nella pentola con il soffritto misto e andrò a fare un soffritto, accendere il fuoco e andrò a rosolare il nostro soffritto. Ora che il soffritto appunto fatto imbiondire un po' la cipolla e tutto il resto, prendo la mia pancetta e vado a mettere un po' di pancetta dentro per dargli un po' di sapore, un po' diciamo affumicato. Mamma. Allora sto mettendo dentro la pancetta di modo che dia un po' di saporino più buono, visto che le patate, cioè solo patate, non è che saprebbe da molto. Vado a mettere appunto la pancetta affumicata per dargli un buon sapore. Ora che si è rosolata la pancetta, vado ad aggiungergli le mie patate tagliate a quadrettini. Vado ad aggiungergli dell'acqua per far cuocere le patate. Ovviamente quest'acqua è poca, bisogna aggiungerne ancora. Ora che ho riempito la pentola d'acqua in modo che le patate si cucineranno bene, vado a mettergli un po' di concentrato di pomodoro, e mio figlio vuole aiutarmi, metterà il dado. Dai Gabriel, metti il dado. Vado a mettere tutto un dado intero per dare sapore appunto. Mamma, che buono. Dai, metti dentro. Oppla, è scivolato il dado. E adesso andiamo a girare un attimino. Adesso lasceremo cuocere, dopo aggiusteremo di sale quando butteremo la pasta, andremo a, appunto ad aggiustarla di sale. Nel frattempo lasciamo cuocere le patate, devono essere belle cotte, ovviamente devono essere belle cotte, quindi ora facciamo cuocere il tutto e ci vediamo dopo. Volevo dirvi, visto che ho avanzato tutta questa pancetta, se la rimetto in frigo diventerà subito nera. Adesso vado a metterla dentro un sacchetto freezer e la congelerò per la prossima volta, e sarà ancora buona come appena aperta. Ecco ragazzi, adesso che il brodo bolle andiamo a buttare dentro la pasta. Io ho deciso di mettere gli spaghetti spezzati numero 5 e vado a buttare la pasta e andrò a girarla fino alla cottura. Ecco ragazze, questo è il piatto finito, è pasta e patate, buonissima veramente, saporitissima, la pancetta affumicata gli dà un buon sapore. Si può mettere il formaggio grana, io lo metto perché a me il grana piace veramente tanto, e buon appetito a tutti, ciao! Ragazzi!
grazie, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa ricetta vi sia piaciuta e anche l'idea di scambiarci il canale per un giorno. Mi raccomando, andate a seguire Irex che fa sempre ottimi piatti veloci, gustosi, e i suoi video sono piacevoli da guardare perché comunque non sono dei video molto lunghi, hanno una durata abbastanza breve, ma spiega veramente bene tutto, è molto brava. Vi invito appunto a seguirla. Vi mando un enorme bacione, grazie Irex per la collaborazione, è stato un piacere ed è stato anche divertente. Ci vediamo al prossimo video, ciao!